Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti. Benvenuti a tutti in questa nuova rubrica di Casimiri in Radio chiamata Laboratorio di Talenti. Siamo Lorenzo e Socrate, due studenti del Casimiri e facciamo parte del progetto Radio Web della nostra scuola. In questa rubrica esploreremo le vite degli ex studenti del Casimiri che hanno avuto dopo gli studi un successo degno di nota. Spiegaci che lavoro fai e che cosa consiste. Allora, praticamente io sono innanzitutto un sarto teatrale e costumista anche, nonché tagliatore. Adesso vi spiego le differenze, nel senso che non è un sarto comune che si occupa della confezione di vestiti cosiddetti civili, cioè questi che indossate voi, oppure giacca e cravatta, all'occorrenza potrei fare pure quello, però in realtà il mio indirizzo è quello di specializzazione del costume di scena. Del costume storico, quindi c'è una ricerca a monte e la messa in scena anche dell'abito stesso in modo da dare al personaggio, all'attore, un carattere. Quindi fai delle ricerche storiche prima di creare la tua opera. Certo, è fondamentale, soprattutto nello storico, appunto vanno fatte ricerche cosiddette iconografiche attraverso le immagini lasciate dai nostri predecessori, tipo dipinti, affreschi, tavole e quant'altro. Sulla base di quello si fanno poi le riproduzioni a seconda di quello che si vuole ottenere, mentre nel costume di scena, per dire, quel discorso invece è reinterpretato, perché il costume di scena prevede una bizzarria maggiore rispetto al rigore del costume storico. Bene, allora, sappiamo che eri un ex studente del Casimiri. Quale indirizzo facevi al Casimiri? Allora, più che del Casimiri, nel senso io facevo parte del professionale per il commercio che era inglobato nel discorso del Casimiri. Quindi il mio, diciamo, era ben diverso da quello che è stata poi la passione, l'indirizzo che ho seguito. Però mi è servito comunque per avere una buona base di cultura a livello sia letterario che tecnico. Allora, la tua famiglia ti è stata vicina in questa tua, diciamo, impresa, in questo tuo sogno, obiettivo? Come l'hanno presa? Allora, in un primo momento devo dire non molto, perché comunque era un lavoro abbastanza sconosciuto qui, diciamo in città, quindi vigeva il detto mai lasciare la strada vecchia per quella nuova, e innanzitutto sono stato all'inizio un po' frenato, anche se mia madre comunque mi ha sempre dato gli insegnamenti necessari per poter iniziare questo lavoro. Poi nei momenti in cui che comunque cominciava lo sviluppo mi hanno comunque assecondato assolutamente. Invece qua Gualdo, nell'ambito giochi delle porte, che a noi ci riguarda molto, che ne provi, che sensazioni hai nel lavorare per questa festa? Beh, nel senso, io nasco e provengo un po' da quello, quindi per me ogni anno è un tornare a casa. Io, nonostante i miei numerosi impegni, non ho mai abbandonato, diciamo, il lavoro del volontariato, perché lì sono un volontario come tutti, come la maggior parte dei gualdesi. Rimane per me un lavoro, però nella maggior parte dei casi io lavoro gratuitamente e comunque fa parte di me, è un'appartenenza, e di conseguenza io ogni anno torno a ridare quello che mi è stato dato. Ok, grazie. A voi. Da dove è nato questo tuo grande successo, questo il tuo essere conosciuto in tantissime parti d'Italia? Allora, appunto, nasce qua a Gualdo con i giochi delle porte. Comunque mia madre era già, come dicevo prima, una sarta, quindi stando vicino a lei ho imparato a lavorare la materia, proprio i materiali, fin da piccolo. Quindi i giochi delle porte sono stata un'occasione per sviluppare questa mia innata, alla fine, creatività comunque che avevo dentro, perché ci deve essere sempre qualcosa che te la tira fuori. Quindi i giochi delle porte sono stati il motivo, l'elemento scatenante che ha creato in me quello che sono un po' adesso. Dopo, da lì, ovviamente le mie scuole sono state molteplici per poter raggiungere, diciamo, la mia formazione, quella che ho adesso. E prima ci avevi detto che era un lavoro al tempo sconosciuto e abbastanza arduo. La tua giornata lavorativa come si svolge? Allora, la mia giornata lavorativa si svolge, io inizio ogni mattina alle 8 e diciamo le ore non le conto, perché in questo lavoro non puoi contarle,
e poi a secondo dei progetti che io devo sviluppare porto avanti il discorso, ho delle persone che mi aiutano, dei collaboratori, io organizzo il lavoro e principalmente seguo proprio il taglio dei costumi che devono far parte di quel progetto. E da lì poi tutto il giorno appunto è un lavoro di organizzazione, è un lavoro tecnico, dipende anche di pubblica relazione perché spesso mi trovo comunque in giro oppure seguire lavori in altre parti d'Italia. Invece riguardo proprio alle parti d'Italia, no? Tu hai girato molto, suppongo, e quindi una regione con delle caratteristiche e delle proprie culture che diciamo ti ha colpito molto in questo viaggio, in questo cammino, insomma. Allora, quella più predisposta, ma questo parlo di prima, è stata un po' la Toscana, perché io sono tra virgolette di scuola fiorentina, chi mi ha insegnato era un fiorentino e quindi io ero legato a quel mondo appunto del rinascimento toscano, ma anche del teatro e del cinema toscano, da cui provenivano tantissimi talenti che voi essendo giovani magari non conoscerete, che però vi invito magari a documentarvi, però da lì che provengono insomma Zeffirelli, premi Oscar Donati, Piero Tosi, premio Oscar alla carriera, insomma tutti i grandi costumisti di fama, quindi era un mondo che mi ha sempre affascinato e che mi trasmetteva molto. Invece riguardo ai film, un film che ti ha veramente colpito molto, uno dei più importanti per te? Ma che ho fatto io, che pure che rimangono le mie icone? Entrambi. Allora, le mie icone sono, allora, appunto, ho nominato Zeffirelli perché io, la mia materia di studio sono stati i costumi del Romeo e Giulietta, che è un film che ha vinto l'Oscar, e i costumi del fratello Sole e sorella Luna, di cui conservo numerosi pezzi. Tra i film a cui ho partecipato, vabbè, quello che mi ha dato un po' la notorietà, che ero un giovane, tra virgolette, ragazzino, fu l'Elisa di Rivombrosa, che mi rese un po' popolare, diciamo, in questo mondo, quindi mi è rimasto sempre un po' impresso. Noi adesso stiamo registrando nel tuo atelier, che... Sì. Vederlo in primo impatto è veramente enorme e bellissimo. Questa nuova apertura per te è un punto di inizio o un arrivo, un obiettivo che ti eri posto in passato? Allora, non si è mai arrivati, diciamo, per uno come me che poi non si accontenta mai, che tende sempre a fare altro e tende sempre ad andare avanti, non lo ritengo un punto d'arrivo. Sicuramente è un buon punto perché io ho appena inaugurato, ho ingrandito molto i miei spazi, ho raggiunto un po' diciamo un mio sogno, ma anche una necessità, perché a me occorrevano questi spazi, quindi ho tanto materiale, diciamo, con un ambiente dove mi muovo molto bene, per cui posso dire anche mi potrei pure contentare, non è che io ambisca a diventare chissà chi o chissà cosa, diciamo che quello che ho raggiunto è sicuramente un buonissimo livello. E mi hai anche detto che è stata una grande passione fare questo lavoro, quindi quali emozioni ti trasmette farlo? Ogni volta sono emozioni importanti, soprattutto perché queste cose che io produco le vedi poi in scena e in un palco, e sono gli spettacoli che i registi scrivono e producono che ti danno poi quell'emozione attraverso appunto le scene, le musiche, la composizione dei costumi, e vedere ciò quello che tu hai realizzato indosso appunto agli attori, che ti dà quando lo vedi un ottimo risultato, appunto ti dà una grande emozione. Questo lavoro si fa vivendo di emozione, perché sono quelle che poi ti trasmettono nel lavoro successivo lo stimolo e la spinta per produrre altro. Una domanda invece che interessa a noi giovani: la tua vita riguardo a scuola, nei banchi di scuola, tu come la vedevi? Guarda, io devo essere sincero, nel senso, la scuola è importantissima. Io voglio citare Cucinelli che poco tempo fa ha detto: ah, ma i più ricchi sono quelli che non hanno studiato, bip, tra virgolette. Non condivido assolutamente. La scuola è fondamentale, importante, perché anche qualora non si intraprendesse una carriera tipo la mia, la formazione di base, la cultura personale è importantissimo, e potersi rapportare con gli altri, altrimenti si rimane sempre indietro e si fanno sempre le figure barbine. Poi individuare la scuola che ti piace è un altro discorso, perché ovviamente, come ho accennato prima, io ho fatto una scuola che mi ha dato delle basi, ma l'ho condotta, devo essere onesto, nel senso a livello della sufficienza, perché io mentre magari assistevo a delle materie in realtà
nel mio diario, se voi lo vedeste, c'è disegnato altro ed è quello che sto facendo adesso, per cui già pensavo a quello che avrei fatto dopo, tanto è vero che dopo le superiori io ho fatto, diciamo così, altri corsi, stage, scuole, e sono poi stato un ragazzo di bottega, per cui... Beh, noi siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Se hai qualche altra cosa che vuoi dirci, che vuoi dire ai nostri ascoltatori, siamo ben grati di ascoltare, se no diamo le chiusure. Ma no, io mi rivolgo a voi. Allora, intanto mi ha fatto piacere questa chiacchierata con voi e ritengo che sia importante che anche nella nostra città questo discorso venga, secondo me, a livello artistico approfondito, perché da un po' di anni a questa parte, mentre ho vissuto una parte felice di questa comunità dove ancora la cultura la faceva da padrone, ultimamente nei giovani vedo un affievolirsi. Quindi ecco, mi sento di darvi un consiglio e di portare avanti magari degli argomenti nell'ambito del percorso appunto vostro formativo della scuola, che possano comunque riuscire a produrre, a sollevare a livello artistico e culturale anche un po' la vita di questa città. Bene, grazie, grazie, grazie mille. A voi. Grazie mille. Da noi è tutto, buona giornata. A voi.